che è veniente dalla farmacia, sulla, sulla destra c'è solo la sua abitazione, dopo tu arrivi al supermercato. Ma lì scritto, lo vedi che c'è su scritto cane proprio al porto. Anzi, all'inizio sono i personali che fanno. Il cinema Teatro Giardino era stato inaugurato nel 1952 e allora era ritenuto tra i più belli in assoluto, tra i più di 60 cinema e teatri che erano in Valle Camonica, uno e più magari per ogni paese, anche il borgo più piccolo, ma sono tutti spariti. Ormai però anche il giardino era chiuso da più di 30 anni e diverse volte in passato si era parlato di una sua riapertura. Con due dei tre lotti di lavori previsti già portati avanti negli anni tra il 2003 e il 2005, poi però tristemente abbandonati. E ora potrebbe essere la volta buona.